Buonasera. Buonasera. Non sono trasparente. Non è trasparente? Mi avete visto? Sì, l'abbiamo visto. Che peccato. Lei è bella ma non trasparente. Grazie, grazie. Oh, è l'ultima puntata. Sì. No, sì. È un peccato. Infatti trasuda di felicità. Sono commossa. Certo. Lo si vede in volto. Teniamoci in contatto. Ma non so, Chiameremo per telefono. Sì. Non ci scommetterei. Chissà che vitalità ha lei al telefono. Oh, deve essere bellissimo parlare con lei al telefono. Dico persino pronto. Poi basta. E basta. Certo. Ah, se volete venire in vacanza c'è la casa di mia nonna a Bratislava. No, non mancheremo. Liberissima. Adesso non so se posso, ma vedrò di farcela. D'accordo, vi aspetto. Allora passiamo al numero. Oh. Il numero di oggi è un numero davvero straordinario. Sì. Quando mai non ecco lo è stato. Occhio, perché occhio. Tiri sull'occhio, Natalia. È un numero pericolosissimo. Guardate la tensione dei nostri artisti. Ma hanno fatto testamento. Sì, hanno fatto testamento. Lasciano l'Italia. Bravi. No, non lasciano l'Italia. Ora depositano il testamento. Ma chi lo danno? Lo danno all'allenatore del Milan. Ma non è l'allenatore del Milan, è un critico televisivo. Come tradizione. Anche di non offenderlo, chissà cosa scrive dopo. Grazie, grazie. Oh, oh. E ora, attenzione, sì. In questa atmosfera drammatica, rabbrividiamo. Non è che rischiano di morire questi? Sì, hanno delle facce poco rassicuranti. Sarebbe bellissimo. Diciamo che o entrano nella leggenda o ci lasciano la pelle. Noi speriamo nella seconda ipotesi. Speriamo, sì. Sono intestataria della loro polizza assicurazione. Perché si sono sdraiati, scusi? Si sono sdraiati perché faranno da zerbino, nonché da striscia pedonale per il passaggio del quarto bulgaro. C'è un quarto di bulgaro? Oggi. Chi è? Il bulgaro onorario. Questo Damien. Qua. Voilà, ma un applauso. Sì. Camminerà sopra. Ma chi è, scusi? Francesco Damiani? Non lo so, è Damien, il bulgaro ripieno, lo chiamano. Il bulgaro ripieno. Famoso però. In tutto il mondo, sì. Ma cosa serve il casco, scusi? Mi cammino sulla pancia, credo. Esattamente. Cosa fa questo? Cosa fare? Vuole scappare? È un esercizio di concentrazione. Certo. Per riuscire a sopportare il peso di questo personaggio di grande peso. Fate un bel respiro, certo. Via col numero. E via. E... uno. Mamma mia. E... no, no, basta, fermiamo questo. Due. No. Un applauso. Volevo fare questa domanda a questo signorino, cioè, sì, come sì. Te la senti? Te sta passando buona ora per affrontare questo periodo? Perché la cinese, picchissimo, non è che mi sento Masperugghi, però è camorra... Masperugghi, non capisco, non è da Masperugghi, ha delle cose giuste. No, perché mangiava, ha pensato che mi linciano, ma risolto un po' mangiava la cinese. Vent'anni, siete vent'anni che fate questo lavoro. Mi sembra di parlare a dei ragazzini, mi sembra dei ballerini scemi che per la prima volta fanno una commedia musicale.